Sull'antica città di Corinto regnava un uomo piuttosto astuto. Il suo nome era Sisifo. Era forse l'uomo più intelligente del suo tempo. Il più intelligente, ma non il più saggio. Sisifo era un discendente diretto di Prometeo. Questa divinità ebbe l'audacia di ficcare il naso nelle questioni di Zeus e pagò un prezzo alto per l'intromissione. E proprio come il suo antenato, Sisifo decise di interferire negli affari degli dèi. Fu testimone del rapimento della giovane e bella Egina da parte di Zeus nella forma di un'aquila e capì che poteva approfittarne. Sebbene fosse il re di una città gloriosa, questa metropoli doveva lottare contro la carenza di acqua potabile. La giovane Egina era figlia di Asopo, un dio del fiume, profondamente addolorato per la scomparsa di sua figlia. Sisifo si recò da Asopo e dichiarò: «So dove si trova sua figlia, ma questa informazione ha un prezzo. In cambio, voglio che tu crei una sorgente d'acqua per rifornire il mio regno». Asopo accettò l'offerta di Sisifo e creò una sorgente di acqua minerale purissima. Sisifo gli rivelò ciò che sapeva e Asopo andò a cercare sua figlia. Re Sisifo era contento. Questa nuova sorgente sarebbe stata una fonte di abbondanza e di ancora più prestigio per la sua città. Zeus, il signore supremo dell'Olimpo, si infuriò per la rivelazione di Sisifo e ordinò a Thanatos, detto anche la morte, di trovarlo e di togliergli la vita. Qualche tempo dopo, Sisifo fu sorpreso di vedere Thanatos nel suo palazzo, ma un'idea balenò subito nella sua mente astuta e maliziosa. Andò incontro alla morte e disse: «Così sembra che sia giunto il mio momento. Non mi aspettavo di morire così giovane. Tuttavia, sono molto sorpreso dal tuo splendore. In effetti sei una divinità magnifica. Tra i tanti dei che ho conosciuto, pochi hanno un portamento così maestoso ed elegante. Prima di andarmene, vorrei offrirti alcuni ornamenti che renderanno la tua figura ancora più splendente. Dopotutto, questi gioielli non mi saranno più utili». Thanatos si sentì lusingato da questa cascata di complimenti e decise di accettare i regali. Sisifo mise a Thanatos un paio di braccialetti d'argento e una collana, ma si trattava in realtà di catene e di un collare. Il re Corinzio fece ciò che fino a quel momento sembrava impossibile. Riuscì a ingannare la morte e Thanatos divenne suo prigioniero. Il tempo passava e nessuno moriva più. Il regno dell'Ade non riceveva più nuovi sudditi. Sulle rive del fiume Acheronte, Caronte il barcaiolo non aveva più passeggeri da trasportare. Le guerre scatenate dal dio Ares non erano più una fonte di piacere per lui, perché non moriva più nessuno. Ares, infuriato, si recò a Corinto, buttò giù la porta del palazzo e spezzò le catene che imprigionavano Thanatos. Una volta libero, il dio dei morti era assolutamente sicuro di quale sarebbe stato il suo primo obiettivo e cominciò a cercare il re Sisifo per completare la missione che Zeus gli aveva affidato. Ma Sisifo se lo aspettava. Disse a sua moglie che in caso fosse morto prematuramente, non avrebbe dovuto celebrare per lui una cerimonia funebre regale. Sisifo si consegnò pacificamente a Thanatos, che gli tolse la vita. Caronte era già in attesa di condurlo nel regno di Ade, il signore degli inferi. Le rive del fiume dei morti erano piene di anime già presenti nella lista di Thanatos, che solo ora era stato rintracciato. Arrivato nel regno dell'Ade, Sisifo si trovò faccia a faccia con il dio degli inferi, che sembrava piuttosto infelice. Dopo essere stato severamente ammonito dal grande dio, Sisifo pronunciò un discorso che aveva già escogitato prima di morire. «Nobile signore degli inferi, sono consapevole delle mie malefatte contro di te e del danno che ho causato, ma non era mia intenzione. Se avessi saputo che avrei fatto del male al grande dio del mondo dei morti, non mi sarei mai azzardato. Consapevole di essere in debito con te,
ho una richiesta da fare. La mia odiosa moglie si è rifiutata di eseguire i giusti riti funebri per un re, che era tanto caro al suo popolo. Quella donna abominevole mi ha buttato fuori come una carcassa di cane. Ti prego dunque di lasciarmi tornare nel mondo dei vivi solo per un giorno, affinché io possa vendicarmi di mia moglie e organizzare un vero e proprio funerale, che onori il regno dei morti. Hai il mio permesso di visitare il mondo dei vivi per un solo giorno. Tuttavia, al calar della notte, ritornerai nei miei domini. Sisifo diede la sua parola che sarebbe tornato prontamente. Sisifo tornò a Corinto. Lì incontrò sua moglie e fuggì con lei. Ancora una volta, aveva ingannato la morte. Ora, nascosto, Sisifo visse una lunga vita e raggiunse la vecchiaia, fino alla sua inevitabile fine. E incontrando ancora una volta Thanatos, la sua intelligenza non lo avrebbe più aiutato. Tornato agli inferi, Ade lo mandò nel Tartaro, dove ricevette un terribile tormento. Sisifo fu costretto a far rotolare una pesante pietra da una pianura alla cima di una montagna. Ma ogni volta che si avvicinava alla cima, la pietra diventava tremendamente pesante e rotolava indietro fino al punto di partenza. Poi, Sisifo fu condannato a ricominciare la sua fatica per l'eternità. Nel lontano regno di Frigia viveva Re Tantalo, figlio di Zeus e della principessa Pluto. Grazie al suo nobile lignaggio, egli godeva del privilegio di sedere a tavola con gli dei ai loro banchetti sull'Olimpo. Nella sua posizione privilegiata, poteva ascoltare le conversazioni e le trame degli dei. Sebbene avesse diritto a tutta l'ospitalità degli dei quando visitava l'Olimpo, non aveva rispetto dei suoi ospiti. Dopo aver lasciato l'Olimpo, Tantalo raccontava i segreti degli dei che ascoltava durante i banchetti. In un'altra occasione, rubò dalla tavola degli dei l'ambrosia, cibo che conferiva l'immortalità e quindi era riservato agli dei. In quanto onniscienti, gli dei sapevano tutto dei misfatti di Tantalo. Tuttavia, poiché gradivano la sua compagnia, ignoravano le sue azioni e non lo punivano. Tantalo volle ripagare l'ospitalità degli dei con un banchetto nel suo palazzo. Zeus, Hermes e Demetra accettarono l'invito. Il re partecipò lui stesso ai preparativi per il banchetto. Voleva che l'evento fosse perfetto, in modo che gli dei gli dessero ancora più benedizioni. Chiamò suo figlio Pelope e disse: «Figlio mio, oggi avrai l'onore di dividere la tavola con gli dei dell'Olimpo». «Grazie, mio caro padre! Finalmente avrò, come te, il privilegio di sedermi a tavola al cospetto del mio glorioso nonno!» Il giovane Pelope camminava raggiante verso la sua stanza per prepararsi al banchetto. Tantalo chiamò il cuoco e disse: «Oggi preparerai il pasto più splendido». Il re sussurrò qualcosa all'orecchio del cuoco, che non poteva nascondere la sua preoccupazione. Gli dei arrivarono a palazzo, dove furono accolti con tutta riverenza. Il banchetto iniziò ad essere servito e gli ospiti cominciarono a parlare di diversi argomenti. Poi Zeus chiese: «Dov'è mio nipote? Hai detto che sarebbe stato tra noi». «Non preoccuparti, padre mio. Presto sarà a tavola con te». Giunse il momento della portata principale. Il cuoco portò un bellissimo stufato, dall'aroma ineguagliabile. La dea Demetra, profondamente triste per la partenza della figlia Persefone per il regno dell'Ade, divorò lo stufato, sperando di veder tornare il buon umore. Tantalo servì lo stufato a Zeus e a Hermes. I due si scambiarono sguardi sospetti. «Non ti piace la mia offerta agli dei?» «Creatura degenerata! Come osi servire carne umana agli dei?» «Non è un mero sacrificio umano, padre mio. Questo è il più grande olocausto.
ti offro la carne del mio primogenito!» Demetra, che aveva già mangiato un grosso pezzo di carne, si sentì male. «In passato abbiamo chiuso un occhio sui tuoi crimini, ma questo merita di essere punito in modo esemplare!» Tantalo fu mandato nel Tartaro, dove avrebbe subito una terribile punizione. Fu posto in un lago circondato da alberi da frutta. L'acqua lo copriva fino al mento e i frutti erano a portata di mano. Tuttavia, Tantalo sentiva costantemente una fame e una sete terribile. Quando scendeva a bere acqua, il livello del lago si abbassava, impedendogli di dissetarsi. Quando la fame arrivava, cercava di raggiungere i frutti sopra la sua testa, ma il vento spingeva via i rami e i frutti. Gli dei decisero di resuscitare l'innocente Pelope. Lo resero ancora più bello di prima. Mancava però una delle sue spalle, quella divorata dalla dea Demetra. Zeus chiese a Efesto di creare una spalla d'avorio per suo nipote. Tornato in vita, Pelope divenne re del Peloponneso. Nel frattempo, suo padre subiva un'eterna punizione nel Tartaro, con gli oggetti del suo desiderio così vicini e allo stesso tempo così lontani. Re Issione di Tessaglia era un uomo malvagio che governava il suo regno con il pugno di ferro. In Tessaglia venivano allevati i migliori cavalli della Grecia e solo i migliori tra questi risiedevano nella scuderia del re. Il re si innamorò della bella Dia, figlia di Deione, un nobile della regione. Issione promise a Deione che gli avrebbe dato alcuni dei suoi famosi cavalli in cambio della mano della bella fanciulla. Ma dopo aver sposato Dia, Issione non rispettò la sua parte dell'accordo e questo oltraggiò il suocero. Decise di farsi giustizia da solo e rubò i cavalli di Issione. Issione era furioso ed escogitò un piano per vendicarsi di suo suocero. Deione fu invitato a un incontro con Issione nel suo palazzo, con il pretesto di fare pace. Issione ricevette cordialmente il suocero, ma aveva un piano. Il re invitò Deione a visitare la nuova ala del suo palazzo. Qui c'era un fossato e quando il visitatore allungò il collo per vedere cosa ci fosse dentro, fu spinto da suo genero. Deione cadde nel fossato, che era pieno di braci. L'ospite fu bruciato dal fuoco e urlò di dolore per la soddisfazione di Issione. E prima di essere divorato dalle fiamme, Deione vide accanto a lui il corpo carbonizzato della figlia. Ma le colpe di Issione non sarebbero state perdonate. Il re fu deposto e divenne un vagabondo. Fu scacciato e preso a sassate in ogni luogo. Dopo anni di sofferenza, Issione sembrò pentirsi e chiese perdono agli dei. Zeus ebbe pietà di quell'uomo che un tempo era stato un grande re e lo invitò a visitare l'Olimpo. Issione partecipò a banchetti celesti e fraternizzò con le divinità dell'Olimpo. Ma la malizia del suo carattere emerse di nuovo. Issione si innamorò della dea Era, moglie di Zeus, il suo anfitrione. Confessò persino alla dea il suo desiderio di unirsi carnalmente a lei. Ella, naturalmente, rifiutò e raccontò tutto a suo marito. Zeus non poteva credere che il suo ospite sarebbe stato capace di un tale atto. Per mettere alla prova Issione, Zeus modellò una nuvola con lo stesso aspetto della dea Era. La nuvola a forma di dea tentò di sedurre Issione. Questi non ci pensò due volte e si appartò con lei. Da questo insulto contro l'ospitalità nacquero creature grottesche, un misto di uomo e cavallo, che sarebbero diventati noti come centauri. Zeus espulse Issione dall'Olimpo. Non fu tanto spietato, perché in fondo provava un po' di empatia per lui. Dopotutto, come sappiamo, anche il grande Dio lottava per contenere la sua lussuria.
ma Zeus si sarebbe pentito della sua clemenza. Di ritorno nel mondo degli uomini, Issione si vantò di essere stato con la regina del cielo. E questo fece infuriare Zeus. Il signore degli dei fulminò Issione con una delle sue saette e scaraventò il suo spirito nelle profondità del Tartaro. Issione fu legato con dei serpenti a una ruota ardente. Avrebbe passato l'eternità a bruciare nel turbine.